tutti, ci siamo salutati sulla porta e con gli amici della scuola che sono qui che ci aspettano e ci salutiamo adesso. È un bel momento questo oggi che ci vede ritrovarci insieme agli amici del Lions Club di Arenzano e Cogoleto, con i loro presidenti, il loro consiglio direttivo e tanti soci, i rappresentanti dell'istituto, in particolare saluto il direttore sanitario e l'ingegner Lightwood che è responsabile dei servizi informatici, e la scuola, i suoi vari livelli, ordini e gradi, per tutti rappresentati dalla dottoressa Laura Capelli, che è anche responsabile dell'ufficio regionale scolastico. Perché siamo qui? Io faccio questa brevissima introduzione, poi i saluti e i ringraziamenti seguiranno. Siamo qui per, credo, innanzitutto un ringraziamento verso degli amici che hanno voluto sostenere un bisogno dei nostri bambini. E poi per la testimonianza di come insieme si possano risolvere tanti piccoli e grandi problemi. Racconto a Dante che non più tardi di qualche mese fa ci siamo ritrovati con i responsabili della scuola per fare un punto della situazione. E in quella riunione che facemmo si evidenziò una tra le tante necessità in maniera abbastanza concreta e precisa e cogente anche, dico. E la difficoltà di formare le classi e di avere in tempo reale uno strumento che consentisse di gestire queste informazioni, ma poi anche di gestirle diciamo in seguito nei confronti del Ministero piuttosto che degli organi a cui rendicontare. E allora questo io, come dire, me ne sono preso carico e l'ho tenuto in un angolino, poco per la verità ancora residuo, di memoria disponibile. Non è passato che qualche giorno che il vostro consocio, nonché amico, mi posso dire, no? Eliano Delfino, collega direttore sanitario dell'ASL 1 Imperiese, mi dice: ma senti, ma noi con l'AIS vorremmo fare una cosa, ci vediamo? Sì che ci vediamo, ci siamo visti, insomma siamo qui a questo punto. Sono passati solo pochi mesi, ma da quella che era un bisogno, a quella che è diventata un'idea, a quella che è diventata una disponibilità, poi ha seguito la realizzazione e oggi siamo qui per inaugurare uno strumento di lavoro. È una testimonianza, credo, di concretezza e anche di utilità. Ma prima ancora di concretezza, perché a fronte di una necessità abbiamo messo in moto, grazie a una sintonia, una sinergia tra tanti, abbiamo messo in moto un percorso che oggi ci permette di vedere un software e da domani mattina di poterlo usare.